Buongiorno ragazzi, benvenuti nel Bologna Food Tour. Allora, questa pasticceria è molto famosa per i bomboloni che fanno, specialmente quello alla nocciola, solo che sono arrivata verso le 9:40 e erano finiti. Questo ho sentito l'esatto momento in cui mi si è spezzato il cuore, però dicono che siano molto buoni anche i loro cornetti al pistacchio e cioccolato bianco, quindi li provo. Questo è il cornetto al cioccolato bianco. Poi abbiamo il cioccolato bianco. Che buono! Cioccolato bianco buono, mazza, strapieno. Poi sono belli, cioè proprio grandi di dimensioni, cioè sono belli grandi e proprio buono il sapore dell'impasto anche. E questo è il cornetto al pistacchio. Ma sono belli grandi, eh? Buono, è buonissimo. Wow, è un sapore di cornetto veramente buono. Non sono abituata a mangiare molti cornetti, ma questo è veramente buono. È anche soffice. Crema al pistacchio dolce. Non sa moltissimo di pistacchio. Preferisco quella al cioccolato bianco perché le creme al pistacchio non sanno mai proprio tanto di pistacchio in realtà. E sanno più sul cioccolato bianco anche loro. Quindi preferisco quello al cioccolato bianco, però anche questo non è male, però non sa di pistacchio. L'impasto è buonissimo. La pasticceria ha anche altri dolci, mignon e altre paste, tanti altri cornetti, insomma. Troverete quello che fa per voi, anche alcuni salati. Allora, questo è un altro giorno, però è il giorno successivo e sempre da Impero sono tornata mezz'ora prima, alle 9:30 più o meno, 20 minuti prima, e c'erano i bomboloni, quindi volevo assaggiare quella alla nocciola, l'ho preso, cioè felicissima io. È bello pesantino e grande comunque, presso un bombolone. Non fate caso all'ambientazione, ma almeno c'è silenzio. L'impasto mi piace, non è caldo. Diciamo freddino a temperatura ambiente, però è molto soffice ed è comunque consistente, cioè ce n'è tanto. È bello grande come bomboloni. E già da subito arriva la nocciola. Mazza, è buono. Ecco, appunto, già dopo 3 morsi arriva la crema, che è molto buona, cioè proprio sa di nocciola proprio. Non è col cacao, è quella chiara. Vedete, ce n'è tantissima. L'odore è buono, cioè tipo l'odore delle ciambelle, no? Sicuramente applauso al fatto che era veramente strapieno, cioè a parte appunto, l'avete visto, la parte iniziale in cui ho dato quei 3 morsi all'impasto, l'altra parte fino alla fine era tutta ripiena, tantissimo di crema, tipo uno dei bomboloni penso più pieni che voi possiate trovare, che io abbia mai trovato, perché, cioè, unica cosa, penso, cioè, da soli, come ho fatto io, rimane, poi alla fine, cioè, rimane comunque, impasta un pochino la bocca alla crema, perché comunque è parecchia crema spalmabile, quindi dopo un po' si assuefa, diciamo. Però ecco, già se siete in due, ve lo dividete, magari fate uno nocciola, uno crema, o anche i cornetti che ho appena assaggiato, magari cambiate il sapore, lo apprezzate anche di più, però rimane veramente molto molto buono, beh, però bello, appunto, bello pesante, perché c'è parecchia crema. Però no, è un pregio, dai. Diciamo che poi alla fine il sapore dell'impasto proprio non si sentiva più perché era totalmente tutto preso dalla crema. E prossima tappa. Ora mi trovo al Fico Italy World, che è praticamente una grande, come vedete, una grande costruzione. E all'interno ci sono sia negozi, diciamo, di prodotti tipici e non, diciamo, tipici di tutta Italia, non solo del territorio di Bologna, e anche ristoranti, ci sono tipo tutte sculture carine, tema food, insomma, però vi faccio un po' vedere. Ci sono anche, mi sa, gli animali e andiamo un po' a vedere questa fiera, che fiera permanente, che poi è gratuita. Il Fico è raggiungibile dal centro di Bologna con i mezzi pubblici. Io sono arrivata con l'autobus e in una mezz'oretta praticamente riuscite ad arrivare con l'autobus.
E sono anche, mi sembrano abbastanza efficienti gli autobus qui, perché comunque ogni fermata vi dicono che il nome, cioè io abituata a quelli di Roma, diciamo che questi ci stanno. Allora, questo è il parco, praticamente noi siamo qui e ci sono, praticamente il parco è fatto a L come vedete, e ci sono varie aree tematiche, ci sono questi 5 cerchi che vedete, ognuno ha delle installazioni multimediali dedicate, ognuno a un argomento diverso, e poi ci sono ristoranti, varie cose, qui vedete c'è anche tutta la leggenda, questa ve la danno all'entrata, molto 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 comoda. Vicino all'entrata ho appena fatto una visita guidata, diciamo c'era un signore che ci ha spiegato tutto il processo di produzione e ci ha fatto alla fine assaggiare la degustazione di un grana padano stagionato 28 mesi, mazza molto buono, davvero. E, però lui era un po', diciamo, criticava molto, diciamo, in generale tutto e, diciamo, non era la persona migliore a lavorare col pubblico, e questo ok, però a parte quello era molto interessante la visita, quindi ve la consiglio se capitate qui. Allora, qui sono allo stand della patata Pizzoli, che ho scoperto essere patata appunto di Bologna. Allora, qui abbiamo lo strudel di patate e mortadella, patate di Bologna e mortadella di Bologna, e qui invece abbiamo delle patate ripiene con mortadella e caciotta. Iniziamo da le patate. Allora, l'odore si sente, ok, è la caciotta, e dentro ha dei pezzettini di mortadella, sono ustionanti perché sono appena uscite dalla preparazione, hanno anche la buccia. Ah, ecco cosa mi ricordava, il gâteau di patate, ecco cos'era, che fondamentalmente infatti è patate, mortadella, prosciutto, insomma, formaggio, quello che più ne hai più ne metti, però è quello che mi ricordava, il gâteau di patate. Ci sta, buono, e infatti il concetto è esattamente quello del gâteau di patate, però si sente di più, diciamo, il sapore delle patate proprio. Buono, però c'è un però, che queste due cose sono comunque piccoline, le ho pagate 5-6 euro, che mi sembra un prezzo un po' altino, in effetti siamo al figo, però è un po' altino perché sono proprio piccoline le porzioni. Buono, sì, si sente un po' poco la mortadella, si perde un po', non si sente tanto il sapore in realtà, però le patate sono buone. Fanno una bella accoppiata con la provola, insomma. Ora invece vado all'assaggio dello strudel di patate di Bologna e mortadella di Bologna. Dove siamo? A Roma. Buono questo, è particolare. Si sente il gusto di pasta sfoglia, non troppo forte. Poi all'interno sembra appunto che ci sia un gâteau di patate anche qua. Buono, se dovessi riprenderlo forse riprenderei la sfoglia. Diciamo che non mi hanno fatto volare. Sono buoni, ma rimangono così. Seconda tappa, anzi terza tappa, panificio Atti. Questa è la torta di riso tipica bolognese al panificio Atti, che è il più antico della città. È molto morbida. È buonissima. Buona. Mi ricorda un dolce sardo che non riesco a identificare al sapore e all'odore. È cremosa, molto molto cremosa. Infatti il riso si sente un pochino sotto i denti, ma non è che fa la pappetta come pensavo, è molto scioglievole, insomma, buona. È proprio aromatica, non so se è limone. Il riso rimane più
scrocchiarello, diciamo, sì. Però è, la provo, pensavo peggio. Anche perché dolce al riso, no, dici, sai, dolce al riso. Invece, particolare, ma ci sta. Limone. La mandorla, era la mandorla, esatto. Ecco, mi dice la mia qui, l'accompagnatrice, che è mandorla. Infatti i dolci sardi sono di pasta di mandorle. Forse aroma mandorla. Ecco cos'era. No. Queste invece sono le raviole, che sono tipiche appunto sempre bolognesi, con dentro la mostarda, che non è quella salata che pensate, ma è una fatta con pere e mele cotogne, come vedete qua. Mele e pere cotogne. Ecco la raviola. Ecco la mostarda dentro e tutto lo zucchero sulle mani. La prolla è molto burrosa, ma davvero buona. È proprio friabile, quando la rompevo si rompeva tutta e sente proprio il burro. L'interno è particolare. È strano, invece la prolla intorno è buonissima. Cioè dentro è tipo dolce, ma un po' tendente alla marognola anche. Però poco. Assomiglia tipo all'uva. La prolla è eccellente. Panificio atti. Davvero, molto buono. Cioè questi dolci mi hanno stupito, non me l'aspettavo. Neanche ci volevo venire in realtà. Poi ho detto vabbè dai, sta da queste parti, ci passo. Invece per le specialità tipiche bolognesi è molto fornito. Anche cose salate, buono. Prossima tappa, ristorante Oberdan da Mario. Eccolo qui. Qui abbiamo pane e parmigiano. Assistente, può aprire il parmigiano per favore? Come dice la forma, parmigiano reggiano. Intanto provo il pane. Pane. Tristi primi con lasagna, gramigna alla salsiccia, balanzoni, che sono dei tortelloni ripieni di mortadella e ricotta con crema di parmigiano. Parto l'assaggio con i balanzoni. Si sente anche il sapore del odore di carne. Particolari. Perché all'interno ha un sapore di carne, però appunto è insolito, non è quello che si trova solito, perché comunque è mortadella. È strano, non riesco a capire se mi piace o no. Però sì, è un sapore appunto diverso, dato dal diverso della carne, che disturba un po'. Ora vado con la lasagna. Buona. Premetto che a me la lasagna non piace, ma questa è proprio buona. Devo dire che è molto buona, perché non è grondante di besciamella. Ora con la gramigna alla salsiccia. La pasta rimane al dente e diciamo non si percepisce proprio la salsiccia, si sente più il sapore di ragù, e credo che ci sia anche la tipo pane e salsiccia, sugo, pane e salsiccia, penso. No, però è molto piacevole, davvero. Cioè, riempie proprio la bocca, questa è buona. Mi è piaciuta molto, questa è molto buona. Poi anche la lasagna mi è piaciuta tanto. No, il balanzone non lo so, rispetto agli altri due, non mi convince tanto, però de gustibus, perché comunque la persona che sta con me in questo momento, mi accompagna in questo viaggio, adora il balanzone, quindi provatelo, cioè non vi basate mai su quello solo che dico io o su quello che dicono i food blogger. Prima provate le cose, anche se, ecco, io dico che questo non è buono, però cioè magari per l'altra persona è tipo la cosa più buona del mondo, quindi però per me gramigna e lasagna vincono. Poi ovviamente mettete parmigiano, no, le preferisco senza parmigiano perché mi piace assaggiare le cose in purezza, ma quello in generale. Un po' di acqua sorgiva. Questa cotoletta alla bolognese, si tratta di una cotoletta fettina di vitello impanata, rosolata, fritta praticamente nel burro, con un strato di prosciutto crudo e sopra
una riduzione, diciamo, fatta da brodo, cioè diciamo parmigiano e brodo. L'odore sembra quello dei salti in bocca praticamente, cioè le fettine con sopra il prosciutto crudo. Molto tenero per fortuna la fettina sotto. È buono, cioè mi aspettavo una cosa tipo di gladante, però è buono e piacevole perché appunto c'è questo sapore della carne con un qualcosa in più dato dal appunto il prosciutto. Il formaggio non è che il parmigiano, diciamo, non è che si sente distintamente il sapore di parmigiano, però dà comunque cremosità e più, un po' più di grassezza. Andando avanti, effettivamente è golosa, è molto più saporita di una normale fettina. Si sente proprio che è più saporita. Però io preferisco i primi, molti, molto. È buona, cioè molto golosa, però sono più un amante del carboidrato più che delle proteine. Si è un po' staccata la panatura sotto, però per il resto ci sta. Cioè, ci sta, sì. Poi mi faceva piacere assaggiarla perché era una cosa tipica. Anche se pensavo fosse più, capito? Poi vicino ci sono delle patate, delle verdure varie, tipo un po' di insalata, proviamo le patate. Buone freddine, però buone, mi piacciono. Unica cosa, diciamo che il parmigiano sulla cotoletta dava una bella nota di sale, quindi cioè, lo capisco che è dato da quello, perché si sentiva comunque il sapore del parmigiano, del sale del parmigiano e quel salato lì, però forse era un pochino troppo salata. Passiamo alla prossima tappa. Prossima tappa, Indegno Crescentina 2.0. Questa è una crescentina che è una sorta di gnocco fritto però più consistente, con all'interno mortadella, crocchetta di patate e crema di parmigiano e pepe. Si sente un sacco la mortadella. Crocchetta buona, particolare, perché poi come vedete si sente proprio il sapore di patate arrostite. L'impasto assomiglia alla pizza fritta, non ha il sapore di pizza fritta ma ha quella consistenza. Con la mortadella. La crocchetta è buonissima, ve la consiglio. La mortadella buona, calda, e non ha super sapore perché è calda, quindi io sono abituata fredda, a mangiarla fredda. Vado alla parte con il parmigiano che praticamente stava tutto sotto, è cascato dentro al cuoppo. Diciamo che la mortadella è buona, il crema di formaggio perché fa un po' di acquetta, non lo so, non mi si convince tanto. Rimane molto golosa. Comunque fritta è buona, però è sceso tutto giù la crema di formaggio. Comunque dopo averla finita posso dire che la crema di parmigiano praticamente mi era caduta dentro, e assaggiandola poi a parte è molto saporita e assomiglia a quella di ieri che stava sulla cotoletta. In pratica è diciamo salata dato dal parmigiano, e però appunto la cosa che mi ha stupito di più sono state le crocchette di patate, quella veramente buona, è piacevole così, uno street food, uno snack o un pranzo come ho fatto io, e ci state. Questa per la precisione viene a 5 euro, l'ho personalizzata io, questa è l'Aurora. Altra tappa, la Sporto. In questo caso ho preso tortellini fritti e c'è un odore di fritto pazzesco. Applauso al ragazzo che lavorava lì perché è stato molto gentile. Cioè io ho chiesto, ho fatto una richiesta che non poteva essere fatta riguardo al menù, però lui è stato molto diplomatico e super gentile, quindi bravo. Non fate caso al posto, ma si chiama La Sporto, quindi l'ho preso da Sporto. Carinissimi, perché sono tipo mini.
sanno esattamente di tortellino, quello che sta nel brodo, però fritto, cioè più croccante, caldo e ciccioso, non so. Ecco perché odio il mio telefono, perché non c'è l'autofocus. No, ho provato, è esattamente un tortellino, piccolino, in versione mini. Caldo e croccante. Buono. Diciamo che sono molto sfiziosi. Cioè, ti dico, non è che la cosa più buona abbia mai mangiato, però sono molto sfiziosi. Uno snack così tipico ci sta. Applauso al fatto che erano davvero tanti. Cioè, erano tanti nel coppo. Poi andando avanti diventano un po' più, diciamo, delicati, non c'è più il sapore esplosivo dell'inizio, però ogni tanto si risente questo sprazzo di tortellino. Però buoni, sfiziosi. Prossima tappa, vamo là, osteria. Tagliatelle alla bolognese, buon odore, carne. Buono, ragù, ragù, tanta carne, tagliatelle anche, ci stanno, cioè sono buone. È una pasta ragù semplice ma ben fatta. Tortellini in brodo con il parmigiano e ragazzi devo dire che avevamo là il tavolo è proprio minuscolo. Prima in purezza, poi col parmigiano. Il tortellino è tipo il più saporito che abbia mai mangiato. Sono saporiti piccolini, come quelli fritti, ma saporiti. Mi hanno stupito, non me li aspettavo così buoni. Cioè, tortellini in brodo, sai, dici, è una cosa semplice, invece... Buoni, no? Questi sono veramente buoni, saporiti, proprio buonissimi. Non ne avevo mai mangiati così piccoli, ma proprio saporiti. Ora provo il parmigiano. Questi buoni proprio, degni di Bologna. Col parmigiano acquistano più sapore sicuramente. Tortellini della nonna, penso. Poi quando riuscite a rompere il ripieno e masticate bene la carne, lì libera ancora di più il suo sapore appunto di carne, è più buono. Se no è solo tortellino semplice. Se sentite la carne è più buono. Volevo assaggiare un po' di parmigiano da solo. Parmigiano, degrattugiato. Ultima cosa, poi prima del dolce assaggio il pane. Pane. Poi mi hanno stupito di più i tortellini perché hanno un sapore che non mi aspettavo. Questo bene o male comunque un buon ragù. Tipo quello che fa nonna praticamente, la nonna bolognese, però ecco, sono tagliatelle alla ragù, sono comunque un piatto semplice. Ovviamente la persona che sta con me ha esattamente i gusti opposti, quindi ragazzi, no, ricordate, è sempre una cosa soggettiva. Ora tagliatelle con il parmigiano. Classica. Questa è la panna cotta che mi hanno detto qui è molto buona. Una ricetta c'era scritto tipica tradizionale bolognese, una roba del genere sul menù. È fredda, ma è che, tipo la panna. Non è gelatinosa, è molto cremosa.
Ok, sì, è la migliore panna cotta che ho mangiato. Tipo l'unica panna cotta che ho mangiato nella mia vita, cioè, nel senso le altre erano tipo diverso, erano più bianche, questa è più sul giallo. Si sente il bruciacchiatino e il caramellato del zucchero, del tipo caramello. Prossima tappa. Prossima tappa, cremeria Cavour. Qui vanno un sacco queste cremerie, sono tipo gelaterie. Ecco il gelato, che assaggerò subito, sennò si squaglia. Questi sono i pinoli, li sento dentro. Vado di cucchiaino perché così sento meglio i gusti. Il gelato è molto cremoso, è bello dolce. Pinoli non è proprio un pinolo, cioè sentono i pinoli dentro ma non è pinolo, il gusto di pinolo. Ah, ho preso il cono a cacao, medio. Tre gusti che costa uguale a cono quello normale. Poi questo dovrebbe essere mandorla, tipo amaretto. Cioè, allora, è molto buono come gelato, però non è a quel gusto. Cioè, diciamo, è tipo un gusto crema. Davvero buono, eh. Ah, ecco l'amaretto. Dai, ora ho sentito l'amaretto. Cioè proprio mi è arrivato il gusto in bocca. Però è stato uno sprazzo, così. L'ultimo era, eccolo, questo si sente. Mamma mia che strano, mascarpone. Mascarpone, si sente proprio che è mascarpone. Mascarpone approvatissimo. Che strano. Sembra quando si preparano gli dolci col mascarpone. Buonissimo. Buono buono questo. Poi come vedete alla clip ci ha colato il cioccolato dentro prima di mettere il gelato. Pure la cialda c'è inclusa con la stampa. Bello. Lì c'era scritto mascarpone e cioccolato fuso. A me mi sembra solo mascarpone. Però meglio. Quello fuso sta sotto. No, mascarpone è proprio buono. Devo dire, sa di quello che deve sapere. Gli altri, però erano buoni, c'era buono sapore. No dai, assaporandolo bene si sente pure il cacao nel cono. Buono. Diciamo, approvato a metà perché per il mascarpone assolutamente. Cioè, venite qua, fate uno solo mascarpone. Che è molto buono, è insolito, da me non si trova a Roma. Comunque il cioccolato fuso sotto sembra Nutella. Non è cioccolato, è tipo Nutella. Comunque, applauso alle signori dentro che erano molto gentili nonostante ci fosse veramente il panico. Prossima tappa, mortadella lab, e ultima. Allora, io l'ho preso da asporto e lo mangerò, diciamo, a casa. Questo è patate, che è quello mio. E, cioè, ragazzi, è veramente pesante. Cioè, questa è la mia mano. E questo è il panino, cioè, enorme. Sembra tipo il panino di Five Guys. È gigante. E l'ho pagato solo tipo 5 euro. Vabbè, metto qui lo scontrino, comunque. Ho fatto anche delle modifiche. È praticamente un classico alla mortadella con aggiunta di patate e scaglie di grana. Cioè, è grande quanto la mia faccia, cioè enorme. Io pensavo fosse una rosetta normale, è enorme, cioè è gigante, cioè vale tutti i soldi che pagate, cioè anche se è famoso, no, che magari uno, io pensavo no, lo faranno piccolo, è gigante. Per farvi capire, ecco, dentro c'è grana, patate e una tantissima mortadella, cioè è gigante. Mm.
La mortadella è tantissima. Poi, io l'ho preso da sport, in realtà lì per lì lo scaldano, quindi me lo danno caldo. Infatti andavo in giro con questa busta che aveva la svampa di mortadella per i negozi di Via dell'Indipendenza. Quindi se lo mangiate caldo, appena preso, secondo me è tutta un'altra cosa ovviamente, però anche portato via e io devo per forza mangiarlo dopo qualche ora, però vabbè. Quindi secondo me lo prendete là, perfetto. Soprattutto plauso al ragazzo che stava alla cassa perché è stato gentilissimo. Quando gli ho chiesto di cambiare mi hanno detto certo, sicuramente. Sono proprio disponibile nonostante poi ci fossero tantissime persone in fila, quindi e scorreva molto veloce, erano molto molto veloci. Una bella catena di montaggio. Cioè sta rosetta raga è tipo pompata, io non lo so che gli hanno fatto. Cioè guardate le mie mani, guardate la rosetta. La patata è tipo, sembra tipo un po' lessa. Tipo un po' lessa. Cioè tipo, sembrano fatte, ecco c'è la buccia, qui si vede bene in questa gigante, sono gigantesche. È perché è colpa mia, si è raffreddata e quindi, però è con la buccia, cioè secondo me calda ci sta, fredda è un'altra cosa. Il pane niente da dire, cioè è stato fuori, cioè diciamo tanto tempo nella busta è ancora buono. Giusto le patate, ma è normale. Però nonostante questo comunque si sentono durante l'assaggio, insomma, non è che passano così in secondo piano, si sente proprio la consistenza della patata così. Aiuto. Sta esplodendo. Aiuto. Sì, è tipo quando ho mangiato il panino da Five Guys. Vi lascio qua il video. Ora ho preso il parmigiano, cioè il grana, da un po' di più di sapidità. Io sono scioccata dalle dimensioni del pane che è gigante, cioè bellissimo. E comunque volevo fare una considerazione che mi è stata suggerita, che comunque a Bologna con lo street food tipo ieri da Indegno, oggi con questo, cioè alla fine con 5 euro se non prendi la bevanda te la cavi, e comunque Indegno era grande e in realtà l'ho anche personalizzata, e questo in realtà solo mortadella mi sembra 3,50 da menù e questo è tipo sui 5, però comunque cioè raga un pranzo comunque anche economico se siete studenti o volete un po' risparmiare, questo cioè il panino dei campioni, insomma, vedete, pieno di roba. Cioè, non so, è un buon pane, proprio perché rimane fino, morbido, non secco, assolutamente. Buono. Questo poi, secondo me, caldo. Nonostante ci sia tanta mortadella, si sente il parmigiano quando lo prendi. La mortadella in sé ci sta. E non è, diciamo sì, ci sta. Cioè... Non si sente, non è super fortissima, non ha un sapore molto fortissimo, diciamo, come mortadella, però ci sta. Ma è un pelino più saporita, la mortadella di pochissimo sarebbe stato pazzesco, però anche così ci accontentiamo, insomma, poi era tantissimo. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se così è stato, se vi va lasciate un like, iscrivetevi al canale. Qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa commentate qui sotto, così vi rispondo se vi posso dare una mano, anche per consigli vari. Se vi va seguitemi su Instagram, sempre ourallwaysfood. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Da Bologna è tutto, ciao!